Oggi stiamo andando a consegnare, vedete, un impianto abbastanza importante, vedete delle scatole Macintosh, Sonos Faber, insomma, seguitemi che andiamo a Bologna. Ecco, come vi dicevo prima, abbiamo Sonos Faber Olympica Nova 1, diffusore davvero interessante, che abbiamo venduto molto bene e che in ambienti medio-grandi va benissimo perché ha una risposta nel basso, pur essendo un diffusore da scaffale molto molto interessante. Macintosh MA5003, questo ragazzi davvero è una propria bomba, 100 watt per canale, ingressi digitali, ottico acquassiale, regolazione dei toni, perché pur non avendo i pomellini davanti ha comunque la regolazione dei toni, e infine Marantz SA12SE, l'ultimo lettore CD della Marantz di ultima generazione, vedete, special edition si chiama, e nero, e loro sono invece in colorazione wood. Allora, eccoci a impianto montato, siamo a casa del nostro cliente, abbiamo montato, come ho fatto vedere prima, Macintosh MA5003 integrato da 100 watt per canale, in questo caso stavamo ascoltando dal cocktail audio l'X30, questo streamer di rete che ha al suo interno tutta la propria libreria musicale, il signor Rodolfo che è qui di fianco a me e vi saluta tutti gli audiofili che ci seguono. Sono un cliente soddisfatto, quindi grande. Loro sono bravissimi, Matteo in particolare. Mi auguro che il padre lo paghi per quello che vale. Grande, grazie Rodolfo, troppo gentile. Dopo... No, veramente bravi. Grazie mille. Andiamo avanti con l'impianto. Dopo, ovviamente, qui di fianco a me vi chiediamo anche le sue impressioni di ascolto pre e post cambiamento. Andando avanti, dopo l'integrato che ha il DAC integrato e quindi abbiamo utilizzato il convertitore in uscita dal cavo ottico, siamo andati nell'ingresso ottico del Macintosh. E poi abbiamo un lettore, in questo caso il lettore usa il suo DAC interno, viste le qualità sonore migliori rispetto al DAC interno del Macintosh. Andiamo, come dicevo prima, col Marantz SA12SE. Lettore CD abbastanza costoso, siamo intorno ai 3.200 euro, se vado a memoria. Rodolfo lo sa bene perché ha appena sborsato i soldi, appena pagato. E comunque questo lettore è straordinario. La cosa bella è anche un'uscita cuffie di ottima qualità. Poi, dopo parleremo anche di cuffie, forse è bello fare una prova di uscita a cuffia tra il Macintosh e il Marantz. Ah. Magari una delle due può suonare meglio. Sicuramente suoneranno meglio rispetto a quelle del cocktail audio. Questo è poco, c'era dubbio, ma sicuro. Andiamo alle stelle, diciamo, dell'impianto. Sonos Faber Olympica Nova 1. L'avete già viste tante, tante volte nei nostri video che ce l'avevamo nel nostro showroom. E qua c'è poco da dire. Sono meravigliose. E purtroppo quando le vedi ti tocca comprarle. Ti tocca comprarle perché sono belle, ma suonano anche in maniera straordinaria, questo quello che diciamo qua. La posizione è quella che è, visivamente stanno benissimo perché in questa bella libreria così grande, così spaziosa, con tutti questi bei libri, sta davvero bene. Ovviamente la posizione è quella che è, nel senso che non respirano tanto dal reflex posteriore, però non c'è troppo rimbombo. Abbiamo provato, abbiamo fatto le nostre prove, gli abbiamo messo dei cavi, questa la volta scorsa, faccio vedere qua che forse è meglio, dei Van de Null per asciugare un pochino il suono, cosa che sono hanno l'anima in argento, cosa che fa molto bene al basso per evitare che il basso rimbombi troppo. E l'impressione di ascolto, le prime impressioni di ascolto, Rodolfo, cosa dici? Belle, perché già le Keffe erano delle signore casse. Perché scusa, ti interrompo, diciamo l'impianto di prima perché non l'ho anticipato. Prima avevamo delle Keffe, le Reference, le R3, con un Roxanne K3, conoscete già sicuramente meglio di me. Un ottimo impianto, assolutamente. Diciamo che qui hai un suono più caldo, che poi era l'obiettivo che volevo raggiungere. Diventa ancora più avvolgente, diciamo. La stanza è abbastanza grande, quindi avevamo proprio bisogno di un po' più di corpo, più di sostanze. Esatto. Invece i medi alti come li hai visti? Col cambio da Keffe, che è molto rinomata per i medi alti, ad una Sonos Faber che è rinomata molto anche per il suono più caldo. Cosa ti è sembrato in questa serie olimpica? Ma devo dire la verità, forse per gli esperti sarà una bestemmia, però onestamente anche sui medio alti preferisco queste. Preferisci queste, che sono sì, più naturali, cioè esatto, più neutri forse, più caldi. Una cosa... Anche e soprattutto sull'argomento voce, che per me è determinante,
l'apprezzo di più. Grande, grande. Adesso lasciamo Rodolfo a rodare il suo impianto, ma che è tutto nuovo. Questa notte sappiamo bene cosa fare. Abbiamo anche collegato a Sky, sempre con l'uscita ottica, quindi possiamo vedere anche film senza fare un 5.1, senza fare cose particolari, ma abbiamo un impiantino classico, due canali. Abbiamo provato anche a vedere una fine di un film. Effettivamente si sentiva molto bene. Poi questa è una cosa che avevi già fatto con l'impianto due canali con Roxon precedentemente, sì. E secondo me ti piaceva molto come idea rispetto a fare un 5.1. Lasciamo Rodolfo rodare il suo impianto e vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Saluto a tutti.